Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su un altro nuovo gioco, ossia Beholder, e vediamo insieme di che cosa si tratta. Nel frattempo io sistemo un po' l'audio, sistemo un po' tutto, sistemo la live e direi che possiamo anche iniziare. Vediamo di che cosa si tratta. Fra l'altro è uscito pure il 2 e il 3 di questo gioco, quindi questo è il primo della saga, e forse anche il 4, no, il 4 no, sembra che sono al 3. Comunque andiamo a scoprire di cosa si tratta. A quanto pare dovremo gestire un condominio, ma diciamo che le cose strane saranno veramente tante. Vediamo. Allora, seleziona la difficoltà Elite Governativa. Vivi l'atmosfera originale del gioco con scelte e sfide difficili, oppure apprendista, periodo di disgelo nello stato, riduzione delle spese principali e aumento dei profitti. Come al solito qua il dilemma è veramente difficile da affrontare. Vabbè, facciamo elite governativa e come va. Gentile Karl Stein, siamo lieti di annunciarle che è stato nominato amministratore di un condominio di classe D al numero 6 di Kruszwitz Street. Dovrà recarsi lì immediatamente e prendere servizio. Abbiamo assegnato a lei e alla sua famiglia un appartamento nello scantinato. Bene. La droga, cosa? La droga sperimentale che le abbiamo iniettato durante la visita medica inibisce il suo bisogno di dormire. Cioè, giustamente, si deve sempre lavorare 24 ore su 24, mica la briga si può dormire. Di conseguenza, lei sarà in grado di dedicare più tempo al servizio della patria. Ecco, quindi viviamo probabilmente in uno stato di cioè, definirlo dittatoriale è poco. Disumano, ecco. Anche se, anche nella realtà, qualcuno vorrebbe che la gente lavorasse 24 ore su 24, ma questo è un altro paio di maniche. Continuiamo. Benvenuto tra i funzionari d'alto rango. Ah, quindi noi saremo un funzionario d'alto rango. Ma se i funzionari d'alto rango vengono trattati così, quelli di basso rango come vengono trattati? Vabbè, comunque, Ministero delle Assegnazioni. Caro Karl Stein, siamo felici di annunciarle che è stato indicato come padrone di casa di un appartamento di classe D in via Ciao Kruszwitz 6. Giacometti, grazie per il follow. Devi recarti lì immediatamente e iniziare a lavorare. Sì, volentieri. Poi dopo vado a vedere anche il tuo canale. Abbiamo assegnato a te e alla tua famiglia un appartamento al primo piano. Il farmaco sperimentale che abbiamo iniettato nei sistemi nell'ambito dei tuoi esami medici sopprime il bisogno di dormire. Quindi potrai passare ancora più tempo a servire la tua madre patria. Che bello. Abbiamo pure una bambina, allora, anzi, due figli. Bene. Ecco qui che entriamo nel nostro bellissimo, lui chi è? Mi sa il nostro predecessore. Ha fatto il monello, mi sa. Monello, fra virgolette.
benvenuto al rango di funzionario d'élite. Ministero delle Allocazioni. Grazie, grazie. Vediamo di che gioco si tratta. Lo scopriremo assieme. Scopriremo assieme come sempre, quindi vedremo se ne varrà la pena magari fare una serie, giocarci un po' di più, lo vedremo. Allora, addentriamoci nel gioco. Questo è il tuo capo. Clicca su di lui per parlargli. Il simbolo del punto esclamativo indica che un personaggio ha una missione per te. Ok, quindi questo è il nostro capo, Bruno Empf. Qua c'è la mia famiglia, la moglie Anna, la piccolina Marta e poi c'è il figlioletto Patrick. Ok, parliamo con Bruno. Signore Empf, tu devi essere Carlo. Buongiorno. A nome del Ministero dell'Ordine ti do il benvenuto al tuo nuovo posto di lavoro. Che sta succedendo? Stiamo solo liberando l'edificio dai parassiti. Niente che ti riguardi. Ah. Obiettiamo, accettiamo. Vabbè, al momento teniamo il profilo basso, accettiamo. Come vuole lei. Il tuo predecessore non è stato in grado di svolgere neanche i compiti più semplici. È una persona che occupa una posizione importante, non riesce a svolgere un semplice compito. C'è una sola conclusione possibile, ossia l'ha fatto intenzionalmente, ossia è diventato un criminale. A partire da ora tutto ciò che faranno gli inquilini sarà una tua responsabilità. E la parola tutto significa? La parola tutto significa proprio tutto. Seguirai ogni loro movimento e prenderai nota di ogni attività sospetta. Ah, ma dobbiamo fare allora gli spioni. Sempre che naturalmente tu desideri guadagnarti una reputazione come leale servitore dello Stato. Se vuoi diventare un perfetto osservatore, dovrai prendere nota di hobby, interessi e perfino conversazioni. Dobbiamo controllare tutto per lo Stato. Come posso farlo? Osserva e prendi nota. Le telecamere di sorveglianza ti saranno d'aiuto. Cominciamo dall'inizio. Ok. Hai mai gestito un condominio prima d'ora, Carl? Ti serve il mio aiuto? Sì. Mi serve aiuto. Ti aiuterò, ma tu tieni gli occhi aperti e non farti sfuggire nulla, ti osservo. Ecco, il tuo registro si trova sul lato destro dello schermo. Scorri le schede e dagli un'occhiata. Va bene. Questo cos'è? Incarichi, ma al momento non ne abbiamo. Profilo nello scantinato. Ah, ecco. Qui ci sono i vari appartamenti. Ovviamente nello scantinato ci siamo noi. C'è Martha Stein. La mia amata figlioletta, la sua nascita ha reso le nostre vite più felici. Poi facciamo anche un po' facciamo entrare un po' di trama, un po' affezioniamoci ai nostri personaggi. Poi c'è Anna Stein, che è la mia adorata mogliettina, che è sempre pronta a sostenermi, ma è meglio non discutere con lei, ecco. Che senso? Poi c'è il figlio Patrick Stein, che è appunto il figlio maggiore, studia per diventare ingegnere, è un ragazzo gentile e di buon cuore. Poi nell'appartamento 1 vediamo che c'è. C'è la signora Maria Schwimmer, che è un'insegnante di letteratura ed è la moglie dell'ex proprietario. E aspettate. Ah, la nostra moglie fa la casalinga. Ecco, volevo vedere quello. Ok. Poi c'è Klaus Schimmer, che fa il tabaccaio ed è l'ex proprietario dello stabile, quindi sta in questo appartamento con la moglie. Poi nell'appartamento 2 c'è una persona che vive da sola, il signore Jacob Manischek, che è senza impiego
ed è un tipo viscido, quindi dobbiamo stare attento, dobbiamo stare attenti a Jacob. Poi nell'appartamento 3 c'è Rosa Ranek di 78 anni ed è la cuoca della mensa ed è un'adorabile vecchietta. E poi c'è Mark Ranek, che è il marito, di 65 anni, archivista, ed è uno stimato archivista. Poi ci sono altri 3 appartamenti che a quanto pare dovremo riparare, ma per ora lasciamo così. Poi ci sono le direttive governative che mi sa dovremo seguire attentamente, se no ci fanno fuori, in tutti i sensi ci fanno fuori, mi sa. Direttiva numero 6037 del 1 settembre 1984, è proibito dare asilo ai criminali, che poi la, diciamo, il termine criminale mi sa che non lo so da che cosa dipende, diciamo. Mi sa che il criminale è chi va contro lo Stato, anche se per motivi giusti e buoni, ma comunque lasciamo perdere. Allora, favoreggiamento, attività criminali, ok. Poi fatture, questa pagina non c'è scritto niente, vabbè. Ok, abbiamo dato un'occhiata a queste schede e sì, l'abbiamo già fatto. Torniamo alla sorveglianza e sala delle telecamere di sorveglianza nel condominio per semplificarti il lavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, il tuo predecessore ne aveva ricevute 2. Le troverai nel tuo ufficio andando a destra. Va bene, quindi siamo nel 1984, il primo di settembre. Ecco qui, dobbiamo andare a destra. Alla loro destra, ecco. Che dov'è l'ufficio? Alla nostra destra o alla loro destra? Scusate. Come faccio a perquisire un mobile? Clicco su mobile se vuoi che vuoi perquisire. Quindi seleziona la lente di ingrandimento per esaminarlo. Ok. E come provo adesso? Immagino sia una domanda retorica. Fai ciò che va fatto per adempiere ai tuoi doveri rispetto alle direttive del nostro glorioso governo e tutto andrà bene. Che dovrei fare? Trovo rapidamente nuovi inquilini per far sì che il condominio generi profitti. Sì, infatti abbiamo visto che ci sono 2 appartamenti vuoti che dobbiamo sistemare. Dobbiamo occuparci delle necessità quotidiane dei inquilini, ma anche spiarli. Non ci si può fidare della gente. Informa immediatamente lo stato della presenza di criminali. Che lei? Sono il tuo capo. Alto funzionario del Ministero dell'Ordine, supervisore del nuovo funzionario del Ministero del Benessere. Ok, ciao. Allora, io vorrei sapere. Scusate. Ah, ecco. Con WSD possiamo andare verso destra e clicchiamo sulla scrivania. Vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è. C'è una telecamera, anzi 2 telecamere di sorveglianza, raggio di visione medio, possibilità di registrare sul nastro. Prendiamo tutto e torniamo dal nostro capo. Ok. Hai trovato le telecamere, installale in cucina, seguimi. Ok, gentilmente seguiamo il signore in cucina. Clicca sul rilevatore di fumo e scegli una telecamera da installare. Ok, clicca sul cestino per rimuovere la telecamera. Va bene, quindi qua installiamo una telecamera. Perfetto,
installata. Dovevi farlo ripetutamente, altrimenti non scoprirai mai cosa fanno i tuoi inquilini. Non voglio farlo, no? Vabbè. Ecco qui, l'altra telecamera la installiamo qua. Perfetto. Ora, cosa facciamo? Parliamo, stai andando alla grande, ecco la tua prima ricompensa. Vediamo cosa ci dà. Ok, abbiamo ricevuto dei soldi e dei punti autorità. Riceverai altre telecamere di sorveglianza quando guadagnerai dei punti autorità. I punti autorità indicano la tua reputazione. Guadagni punti quando porti a termine gli incarichi. Puoi anche usarli per avere vantaggi personali, convincendo la gente a fare quello che vuoi. Ok. Purtroppo ho dei problemi da risolvere al ministero. Comunque puoi sempre chiamarmi dalla linea privata del tuo ufficio e chiedermi qualunque cosa. A proposito, Carlo, ti consiglio caldamente di rispondere al telefono. Io e te serviamo la nostra grande nazione ed eseguire gli ordini del ministero è il nostro pane quotidiano. È l'aria che ci riempie i polmoni. È un'aria di... sì, scusa, no, non volevo offendere. È un'aria fresca, profumata. Il problema principale è che diversi inquilini sono a rischio. Il tuo predecessore non è riuscito a gestire le cose e speriamo che tu possa far meglio. Mi dica come. Prima di tutto tieni d'occhio attentamente gli inquilini. Scrivi un rapporto quando avrai raccolto delle prove e la polizia si occuperà del resto. Detto fra me e te, il nostro grande stato sa essere molto riconoscente verso coloro che lavorano bene. Il ministero può chiudere un occhio su falsificazioni e ricatti. Bene, bene. Se questi ti servono per raggiungere il tuo obiettivo, farò del mio meglio. Mi piace il tuo entusiasmo. Non esitare a chiamare il nostro dipartimento. Potrei sempre chiedere consiglio al tuo saggio tutor. Un'ultima istruzione. La chiave che ti ho dato apre ogni porta dell'edificio. Prima di entrare in un appartamento, assicurati che l'inquilino sia uscito. Cioè, mi sembra anche ovvio. Molti cittadini credono ancora che la loro vita privata sia affar loro. No, la vita privata di ogni cittadino deve essere controllata dallo Stato. Lasciaglielo credere. Ora mettiti al lavoro, va bene. Sì. Che bella vita che ci aspetta. Che carina Marta. Andiamo a vedere qua la moglie cosa dice. Cosa c'è, Carla? Ho visto la polizia trascinare via un uomo ammanettato proprio davanti a me. Mi sono spaventato. Chi era quello, Carla? Il vecchio amministratore non ha adempiuto ai propri doveri. Che incubo. Carlo, potrebbe accadere la stessa cosa anche a te. E non preoccuparti, tesoro, sarò un bravo amministratore. Allora, vediamo i nostri incarichi. Possiamo mettere in pausa, bene. Allora, il capo ha detto di chiamare il ministero per ricevere istruzioni. Quindi dobbiamo chiamare il ministero. Prima però avevo visto che c'era una nuova direttiva, eccola qua. È proibita la produzione di materiali di propaganda politica. Va bene. Ma io non ne ho intenzione, sinceramente. Quindi andiamo a chiamare il ministero e vediamo. Il telefono è qua. No, ma questo è il telefono di casa. Ecco, dobbiamo utilizzare il telefono, quello dell'ufficio, ovviamente. Ok. Ministero dell'ordine, chiamata accettata. Buongiorno, Carl. Hai imparato quali sono i tuoi compiti principali? Sei pronta a ricevere un incarico?
tieni sotto sorveglianza l'appartamento 2. Ci vive Jacob Manishek. Puoi comprare le telecamere che ti occorrono al negozio di Stato. Entra in un appartamento solo quando l'inquilino non c'è e fa attenzione. Ok. Ora possiamo utilizzare la rotellina su... Ecco, noi viviamo nello scandinato e qui ci sono i vari appartamenti. E quindi il ministero ci ha dato il primo incarico, ossia quello di sorvegliare Jacob Manishek. E dobbiamo installare una telecamera nell'appartamento in cui vive Jacob. Jacob, ve lo ricordate, è lui. E vediamo cosa nasconde Jacob. C'è un'altra direttiva, questa sembra interessante. Tutte le mele devono essere distrutte, è proibito possederle o mangiarle, eh? Mela verde, mela rossa, la mela gialla no. Oh, sì. Oh, non è chiara questa direttiva. Raccomando anche voi, non mangiate mele, nemmeno possedetele, perché è pericoloso. Siete dei criminali per lo Stato se mangiate o avete mele. Allora, cos'è questo? La posta? Sì. Il Ministero dell'Ordine invita tutti ad utilizzare la lingua nazionale. Siamo una nazione e dobbiamo parlare una lingua. Secondo il Ministero, queste misure accresceranno la sicurezza pubblica, rendendo il paese meno vulnerabile a spie e traditori. Questi includono tutti coloro che possiedono lettere dure a straniero o parlano lingua straniera. Vabbè, finora questa forse è la cosa più normale. Rispetto a quello delle mele, di sicuro sì. Dobbiamo comprare una telecamera di sorveglianza, ci costa 50 di... come si chiamavano questi punti autorità, mi sembra, autorità, sì. Quindi andiamo a comprarla, ecco qua, e dobbiamo subito andare nell'appartamento 2, ecco qua, vediamo se il proprietario è a casa. Ecco, bussiamo. C'è nessuno. Ecco, guardiamo dal buco della serratura, non c'è, a quanto pare non c'è nessuno. Io quasi quasi entro. Andiamo. Shh, tu, chi sei tu? Salve signora, ciao. Ecco, installiamo subito la telecamera prima che arriva il signore. Ah già, scappiamo. Ecco. Ciao. Ecco. E... ah, dovevamo ispezionare anche l'appartamento oltre che installare la stanza. Cioè, oltre che installare la telecamera. Ok, vediamo cosa nasconde Jacob. Cos'è questo? Un oggetto contengono informazioni sui loro proprietari. Clicco sul testo vendetato per raccogliere informazioni. Vabbè. C'è una bottiglia rotta che... Non è che ci dice tanto. Andiamo qua, nella poltrona non c'è niente. Andiamo in questa libreria. Andiamo nel letto. Non è che il proprietario qua è ritornato con l'autobus. A quanto pare non c'è niente. Scappiamo. Cosa ci tocca fare? Tra l'altro questa missione si chiama Delitto e Castigo. Appena fatta questa missione ci daranno $500
e 50 punti autorità. Ok, torniamo a casa. Parliamo con la piccolina. Vuoi giocare con me? Non ora, Marta. Ti piace la nostra nuova casa? Mi piace molto, è grande, a te? Mi piace anche a me. Ora abbiamo tre stanze, prima ne avevamo una sola. E la piccolina è contenta, dai. E abbiamo anche la TV. Ci porteranno via la TV, papà? Ma tesoro, nessuno lo porterà via. Patrick dice che a volte si vedono i cartoni. E mi sa che viviamo in uno stato abbastanza dittatoriale. Allora, sono le due, veramente di pomeriggio, sì. Lui chi è? Scusi, lei chi è? Nathan. Prego. Cosa vende oggi? Ah, è un commerciante. C'ha del whisky, una cravatta blu, del cioccolato. Sono cose che costano anche un bel po' di soldi, eh. Cravatta verde, cacciavite, aspirina, cardigan, e libro. Un romanzo d'amore sdolcinato. Beh, ma lui non è nostro figlio, sì. Patrick, non mi piace il tuo nuovo lavoro, papà. C'ha ragione. Il tuo capo è un brutto geffo. Sono d'accordo con te. Ti piace mangiare del buon cibo e studiare all'università? Indossare vestiti nuovi? Allora magari potreste darci una mano. Io cercherò un lavoro, lavorerò e studierò contemporaneamente. Lo spero proprio. Odio le miniere, papà. Preferirei morire che lavorare come uno schiavo. Esattamente. Ecco, finora Patrick è la persona più intelligente in questo gioco, ma proprio di gran lunga. Hai cambiato idea riguardo al lavoro da minatore? Odio le miniere, papà. Ah, è sempre la stessa cosa di me. Parlo dello studio all'università. Non ho perso una sola lezione. Ad essere sincero, non credevo saresti riuscito ad ottenere un posto all'università per me. Studia diligentemente, figliolo. Quel posto ci costa parecchio. Non ti deluderò. Cerco di dare una mano in casa. Ho giocato con Marta di recente. Bravo padre. Boh, chiamiamo al ministero perché... E ecco, raccogliere informazioni. Parla con i tuoi inquilini. Va bene. Ah, poi dobbiamo riparare anche i guasti del condominio. Compri i kit di riparazione che ti occorrono al negozio. Occorrono kit diversi per i mobili e per le apparecchiature elettriche. Clicca su un mobile e seleziona il kit per ripararlo. Ok. Clicca sulla scrivania e seleziona il registro. Nel verso che appare seleziona il modulo necessario. Va bene. Quindi dovremmo cliccare sulla scrivania e selezionare il registro. Va bene. Quindi dobbiamo controllare. Ecco, vediamo se è rientrato. Perché? Ah, ho capito. Cioè, non c'è. Cioè, noi non abbiamo uno schermo. Concretamente. Con cui spiare l'appartamento, ecco, in cui abbiamo installato la telecamera. Bensì, ecco, esce questo cono di luce. Appunto nel settore in cui c'è la telecamera, in cui possiamo spiare l'abitante, ecco, di quell'appartamento comodamente da qualsiasi posto. L'importante è che, ecco, posizioniamo la nostra visuale su quell'appartamento. E bussiamo, vediamo se è rientrato, ma non penso. Vabbè, entriamo di nuovo, forse ci è sfuggita qualcosa.
non penso proprio, però che abbiamo prima abbiamo controllato. Ah, qui c'è un mazzo di carte e dadi. Ruba. Ah, gioco d'azzardo. Ah, ma giocare d'azzardo, ecco, abbiamo ottenuto un'informazione. Non so se l'azzardo, il gioco d'azzardo è vietato in questo stato, però va bene. Ok, vediamo se ci sono altre cose rosche. Ah, bottiglia rotta, con un po' di abilità una bottiglia rotta può diventare un'arma pericolosa, esattamente. Ops. Che ci fai lei qui? No, sono venuto a trovarla, visita di cortesia. Chiedo scusa, me ne vado subito. Se ne vado immediatamente. Ah, già. Mi sono fatto scoprire, purtroppo. Ma ci voleva. Non ci voleva proprio. Quindi lui ora è a casa, giusto? Vediamo. Eccolo là, eccolo là. Sfiamolo, vediamo quali azioni criminali compie. Cosa sta facendo? Io quasi quasi gli voglio parlare. Vediamo, bussiamo. Aspettate, qua mi dice delitto Cassito che ama il ministero, quindi ho scoperto abbastanza cose per avvisare il ministero. Facciamo conoscenza. Chi è lei? Lasci che mi presenti, mi chiamo Carlo, sono il nuovo amministratore. Cos'è, ho vinto il concorso a chi frega un accidente del nuovo amministratore? Me ne sbatto di chi è lei e che cosa fa. Vabbè, perché va in giro a ficcare il naso, non ha niente di meglio da fare? Occuparmi del condominio è il mio lavoro. Stia attento, potrebbe accadere qualcosa di brutto alla sua famiglia. Simpatico. Simpaticissimo. Comunque andiamo. Mi sa che. Sì, abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto abbastanza per poter avvisare il ministero del fatto che Jacob possa ritenersi un criminale. Perché? Perché ama giocare d'azzardo, mi sa che il gioco d'azzardo è vietato. E poi ha tendenze pericolose, perché c'è una, cioè, tenere una bottiglia rotta in un cassetto non è molto normale. Vediamo. E che devo fare? Fai il rapporto, ministero. Ok. Congratulazioni, il tuo primo incarico è stato completato con successo. La tua ricompensa è $500 e 50 punti autorità. Secondo le nostre fonti, Jacob Manishek starebbe violando delle direttive governative. Fialo usando le telecamere di sorveglianza. Quando una telecamera riprende un inquilino mentre fa qualcosa di illegale, l'icona d'azione cambia colore. Ah, ho capito. Quindi quando una telecamera riprende l'inquilino mentre fa qualcosa di illegale, l'icona d'azione cambia colore. Clicca sull'icona per raggiungere le prove al dossier. Quindi probabilmente, se
se lui fa qualcosa di illegale, magari esce un'icona e possiamo aggiungere ulteriori informazioni riguardo quella persona e i suoi atti illegali. Lega le prove raccolte al rapporto. Ok, va bene. Ah, ok, quindi quella era una fase preliminare, che diciamo abbiamo raccolto degli indizi, quindi sull'appartamento, sulle tendenze che ha il nostro amico che vive nel nostro condominio, e insomma abbiamo installato la telecamera e un po' tutto. Quindi devo raccogliere prove che dimostrino, perché ancora effettivamente non c'è niente che Jacob ha fatto di criminale. Sì, il fatto che abbia una bottiglia rotta nel cassetto è qualcosa di strano, ma cioè non effettivamente ancora non ha fatto niente di pericoloso o di illegale. Quindi devo raccogliere prove che dimostrano che Jacopo Panicek è coinvolto in attività illecite e poi scrivere un rapporto. Quindi dobbiamo raccogliere delle prove. Ecco, prima abbiamo raccolto degli indizi, ora ci servono delle vere e proprie prove. Ok. Intanto è uscita una nuova direttiva governativa, è proibito utilizzare valute straniere. Quindi le valute straniere sono da ritenere illegali. Allora c'è posta per noi, vediamo cosa c'è. Il figlio del dirigente del sindacato dei minatori è stato trovato privo di sensi dopo essere stato imbottito di droghe da alcuni criminali. Nuovamente cura verso l'ospedale. Il ministero dell'ordine avverte i cittadini di stare allerta ed interferire con qualunque tentativo di produrre e spacciare droghe. Ricordate, vostro figlio potrebbe essere il prossimo. Ok. Vabbè, diciamo che è il giornale che... Ma aspettate, ma chi è quello che sta mangiando a casa mia? Ma chi... Scusi, ma è Jacob? Che vuole? Perché va in giro a ficcare il naso? Oh, come io? Ma se sei a casa mia? Ah no, scusate, questa è la mensa, non è casa mia. Sì, perché qua, come vedete, negli appartamenti non c'è la cucina è una sola in questo condominio ed è in comune. Io ero convinto che questa parte fosse ancora la nostra casa, invece è la mensa del condominio. Il nostro appartamento è qua. Ecco, questo è il nostro appartamento. E ok. Infatti io... Jacob mi sembrava che fosse a casa mia, infatti lui mi diceva: ma perché ficca sempre il naso in giro? No, perché lì Jacob ha tutto il diritto di trovarsi nella mensa del condominio. Allora, dato che sappiamo che lui è là... Scusate... Dobbiamo raccogliere delle prove. Ecco, speriamo di non farci scoprire nuovamente. Dobbiamo avere sempre un occhio là a sinistra per vedere se arriva. C'è un disco. Aspettate, ma sì, siamo sempre. Sì, siamo nell'appartamento giusto. Mi sembrava di aver sbagliato appartamento. Ci sono delle muffole di juta, un semplice spazzolino da denti, degli asciugamano e un disco. Vabbè, niente di strano. Vediamo questa sedia. Vediamo cosa ci nasconde Jacob. Vabbè, questo già l'avevamo visto prima, un libretto, il nostro amato leader, una vita straordinaria, un libro sull'entusiasmante vita del nostro grande leader e poi degli occhiali. C'è un vecchio maglione, e un altro. Attenzione, no,
Non ci ha visto, non ci ha visto. Per fortuna Jacob non ci ha visto, anche se abbiamo rischiato tantissimo. Ok, probabilmente la... cioè, se riusciamo a scappare dall'appartamento prima che il proprietario varca la porta, siamo a posto. Anche se poi effettivamente ci può... attenzione, ecco qui che c'è l'icona. Sta facendo qualcosa di illegale, sta usando droghe. E come faccio a... sì, attraverso la telecamera abbiamo visto che Jacob fa uso di droghe, quindi è una prova. Questa è una prova che appunto possiamo utilizzare per incriminare Jacob, perché sta facendo uso di droghe. Quindi la prova ce l'abbiamo, perché la telecamera non mente. Quindi possiamo iniziare a scrivere un rapporto. Appartamento numero 2, 2041 del 3 settembre, perfetto. Assicurati di aver compilato correttamente ogni campo, quindi clicca su invia. Attenzione, se commetti errori riceverai una multa. Noi dobbiamo stare attentissimi. 6041, è proibito produrre droghe del 3 settembre, perfetto. Appartamento numero 2, Jacopo Manice. Quindi inviamo il rapporto su Jacopo. La polizia si è recata all'appartamento per perquisirlo. Eccola là, la polizia. Attenzione. Gentilmente, diciamolo, stanno avvisando. Più o meno gentilmente. Ok, vabbè, ancora vabbè, povero Giacomo, guarda, cammina Giacomo, non vede che quello è violento. Non ti fermare, Jacob. Vabbè, comunque Jacob se ne va. Ok, quindi abbiamo una nuova direttiva, è proibito possedere libri di Paul Williams, che non so chi sia, ovviamente qualche scrittore che è contrario al regime. Quindi dopo l'arresto di Manicek devo riparare l'appartamento e trovare un nuovo inquilino. Quindi dobbiamo riparare l'appartamento 2 e trovare un inquilino. Va bene, ci costa $1000 e 50 punti autorità. Quindi andiamo subito a riparare l'appartamento numero 2, che ora è disabitato. Povero Jacob, chissà come se la sta passando in carcere. Ok, possiamo affittarlo, quindi ok. Aloysius Spack, medico, età 47, un celebre cardiochirurgo in cerca di un affitto a lungo termine. Di sicuro un inquilino rispettabile. Ok, affittiamolo al medico. Quindi chiama il ministero e comunica il completamento dell'incarico. Quindi andiamo subito. Ciao amore mio. Sì, gli appartamenti ci sono, solo che qua si vive un po', c'è una dittatura pazzesca, non so se ti conviene. Io sono l'amministratore del condominio, se vuoi ti do un appartamento. Ecco, questo è bello qua, questo qua, l'appartamento numero 4 è libero. Allora, ti dico solo che fra le leggi c'è una, aspetta che la prendo, che ti vieta di possedere o mangiare tutte le mele. Le mele sono vietate qua. Sono vietate.
E poi è proibito cantare davanti al Ministero dell'Ordine, quindi ti arrestano se canti così. Proibito produrre droghe, questo è giusto, secondo me. Questa è forse l'unica cosa giusta. È proibito possedere bevande gassate. Questa è una cosa terribile per me, perché io amo le bevande gassate. E poi è proibito possedere libri di Paul Williams. Così. Così. E io sono l'amministratore, quindi io lavoro per lo Stato e devo mantenere l'ordine. Ecco, se ti vedo con una mela, sono guai. Sono guai. Fra l'altro, oppure la mia famigliuola, l'hai vista la famigliuola? Ho una bambina e un ragazzo. Qua c'è Patrick. Che è uno studente universitario, e poi c'è la piccola Marta. Dov'è? Non c'è Marta. Ah, probabilmente è a scuola Marta. No, qua sta dormendo. Ora la sveglio. Marta. I personaggi sono. È uno stile grafico. Particolo qua la piccola Marta. Sì, i personaggi sono particolari, perché è uno stile grafico che forse sta a come posso definirli, diciamo, rappresenta l'aura un po' nera che ci circonda della dittatura. Marta con la H, Marta. Può giocare con me? Non ora. Niente, non gioca mai. E poi c'è la moglie, che non so dove sia. Fra l'altro, questa è una cosa che ti renderà pure triste: le cucine non sono ammesse. Non sono ammesse, infatti c'è la mensa comune, che è qua. Sì, rappresenta la vita in uno stato dittatoriale, in cui, vabbè, ovviamente è un po' esagerato, per esempio, ma per esempio il fatto delle mele. Però ti fa capire come la libertà sia veramente limitata, ecco. E noi siamo complici, perché lavoriamo per lo Stato, ma un giorno ci ribelleremo. Per ora un po' sto al gioco. Abbiamo risolto il mistero del salvataggio. In pratica il gioco riprenderà, appunto, nello stesso momento in cui ci troviamo ora. Dobbiamo chiamare il ministero e comunicare, anzi sì, ecco, l'appartamento numero 2 già è stato fatto, sì, è stato affittato dal medico, quindi a posto. Quindi siamo in linea perfetta, in linea temporale perfetta, quindi nella prossima puntata chiameremo il ministero, che ci dirà quali saranno i prossimi passi da fare. Per questa puntata è tutto, per questa live è tutto, e ci rivediamo nella prossima puntata in mille altre avventure. Vediamo quali giochi porterò. Vi sorprenderò. Ciao.